così sta bene. Allora. Se c'era Mauro, prendeva anche le sue pistole. Vabbè, Mauro adesso si sarebbe messo a fare... Prima di ogni sana lezione, ogni sano montaggio, una sana... Questo è registrato comunque. Certo, se vuoi dirti l'inquadratura basta che schiacci il tasto, lo sai. Si taglia, si taglia. Tagliamo, tagliamo. Che facciamo, sì, ragazzi? Sì. Iniziamo così, no? Sì, io direi di sì, perché sennò facciamo le due e non abbiamo speso una parola. Va buono. Vai. Allora, ragazzi, Sì. Sono le mezzogiorno da stante. Ah, dici tra di noi. Allora, facciamo questa introduzione, che penso è quello che ci serve sulla sicurezza e su quello che su creare, diciamo, una base di consapevolezza di quello di come funziona un pochino la sicurezza all'interno, sia del teatro che comunque in generale in ma non deve essere microfonato lui? No, è già microfonato, vedi, già ci ha pensato. Accidenti, ci ha pensato tutto, lui. Si prende anche i nostri. Prende anche quello che diciamo noi. Ci sono degli interventi. Ho provato a nasconderli, ma niente, non c'è stato verso. Mi sembrano dei piranha, degli squaletti che si avvicinano. Anch'io che non vedo i panoramici. Siamo messi bene. Vabbè, andiamo avanti. E quindi niente, quello da può essere utile in base anche alle conoscenze che posso mettere in condivisione, quello di creare una base di conoscenza su quello che è la sicurezza. E la sicurezza, appunto, perché ci troviamo tutti quanti a lavorare in questo posto, ogni volta ci troviamo ad affrontare dei diversi momenti della giornata in cui è richiesto di prendere delle scelte rispetto a quello che facciamo e a quello che non possiamo fare. E quindi sarebbe importante che comunque nel fare una cosa abbiamo almeno la consapevolezza di cosa stiamo facendo e ciò che stiamo andando incontro, a cosa stiamo andando incontro. E questo si racchiude sotto il nome di sicurezza. Sicurezza sarebbe una condizione una condizione da raggiungere in cui vengono evitati i danni. I danni che sono di due categorie, danni principali, che sono i danni alle persone, ovviamente, e i danni ai materiali. Ovviamente in un caso di necessità va salvaguardata prima la persona e poi quelli che sono in seconda fase va salvaguardato quello che sono i danni che possono essere a materiale, insomma non vogliamo che va a fuoco il teatro, non ci piace. Però prima pensiamo a salvare. Prima pensiamo a scappare e a spegnere, poi... E insomma, come si fa cosa succede? Cioè, quando è che viene a mancare lo stato della sicurezza? Lo stato della sicurezza viene a mancare quando si ha un rischio. Un rischio della sicurezza, però che cos'è questo rischio che fa sì che non abbiamo una situazione di sicurezza? Perché nella realtà il rischio esiste sempre, non c'è mai una situazione in cui tu puoi stare a livello di sicurezza ottimale, perché qualunque cosa comporta. Ma questo vuol dire che uno può vivere comunque una vita normale, giusto? Vero, cioè. No, perché l'altra sera ci guardavamo attorno nel corridoio e non riuscivamo a trovare un punto in cui non potesse non accadere qualcosa. Ah, sì. No, potenzialmente. Potenzialmente sì, può accadere qualunque cosa, in qualunque posto, in qualunque... E il problema è, appunto, è riuscire ad intervenire in una situazione del genere. Cioè, intervenire significa valutare quelli che sono il rischio. Cioè, nella legislazione si fa un documento, che è il DVR, documento valutazione rischi, che è quello che serve a valutare proprio il rischio effettivo. Il rischio poi che cos'è? Cioè, come fattore? È un prodotto, è semplicemente un prodotto. Il rischio è un prodotto tra la frequenza, cioè e la magnitudo, ossia tra la probabilità che succeda una determinata situazione di pericolo e la magnitudo, ossia il danno, cioè che cosa può provocare questo danno. Quando si va a valutare una situazione di rischio, il rischio, allora possiamo vedere da qui,
Allora, il rischio praticamente è formato da un grafico, cioè un grafico in cui da una parte si evidenza... Vuoi una cantinella? Eh? Ah no, c'ho il... Massimo mi ha dato una cosa, uno strumento del potere. Scusami, P è D? P è la possibilità. È la possibilità che un rischio accada. Vedi, il rischio è determinato da un prodotto, cioè dalla possibilità per il danno. Cioè la possibilità che il rischio accada e il danno che questo può provocare. Cioè nella cosa comune, che può succedere? Noi stiamo camminando su questo palcoscenico e c'è la possibilità che uno prenda una storta. Ok? Che cosa vuol dire? È una possibilità abbastanza probabile che uno possa prendere una storta su un palcoscenico. Vuol dire che comunque ha una possibilità elevata. Avendo una possibilità elevata, però il danno che va a provocare, cioè la storta, è un danno, non è un danno grave. Quindi in questo caso il fattore di rischio va moltiplicato, posso dire, se il rischio che succede è 3 perché c'è una probabilità alta, però il danno che va a provocare è 1, quindi ci troviamo in un range abbastanza basso che è di rischio. In ogni situazione questo teatro va valutato questo tipo di situazione. Per esempio, noi adesso stiamo qui, no? Siamo in una situazione in cui non dovremmo essere perché siamo sotto dei carichi sospesi e questa è una valutazione di un rischio. Cioè, a questo punto dice, facciamo questo incontro sulla sicurezza, lo facciamo, dove lo facciamo? Ce lo facciamo al palcoscenico, è bello, siamo qui, ce la vediamo tutto, sì, però qual è il rischio a cui andiamo incontro di fronte al palcoscenico? Il rischio a cui andiamo incontro di fronte al palcoscenico è quello che stiamo, appunto, valutato, stiamo sopra a dei carichi sospesi, in teoria, a parte il teatro, che è una normativa diversa dalle altre, c'è il... in teoria non si possono fare riunioni, cose sopra a carichi, a dei carichi sospesi. In teoria... Però, maestro, non abbiamo visto che ha deciso sulla sicurezza, poi... Però questo appunto... Però poi ha deciso di usare delle slide. Sì, perché non avendo avuto tanto tempo per studiare. Ma bravo Andrea, ma bravo. Allora, ma se ci mettiamo tipo sulle scale... Allora, io mi fido di Saba. No, il discorso è questo, nel senso che appunto il problema non è... per esempio, scatta subito una situazione di sensazione di pericolo. Perché scatta? Scatta perché non si ha una elevata conoscenza della gestione del rischio e del pericolo. Perché automaticamente siamo saliti tutti sul palcoscenico, nessuno si è posto il problema di dire siamo sotto dei carichi sospesi, no? Perché non abbiamo fatto l'analisi, la valutazione, che è quella che è importante, cioè la valutazione della possibilità che accada la cosa. Una volta fatta una valutazione, per esempio, ci sono tutte delle fasi, no? Vengono identificati i pericoli. Identificate le persone esposte e la valutazione dei rischi. Si prendono delle precauzioni adeguate, cioè, e si fanno delle scelte, nel senso di dire questo che rischio può comportare il fatto che cada un proiettore. Il fatto che cada un proiettore, ritornando al grafico precedente, che cos'è? Ha una probabilità che è praticamente nulla, se è fatto bene il lavoro, se l'impianto, se la manutenzione è buona e se il lavoro è fatto bene. Però ha una magnitudo molto alta, perché se ti cade un proiettore in testa e comunque fa male, no? Quindi il discorso... E quindi si fa una valutazione dei rischi. Si verificano le soluzioni possibili, cioè la soluzione nostra, per esempio, in questo caso potrebbe essere, vabbè, ci spostiamo, si individuano degli interventi. Per esempio, se vedevamo che c'era qualcosa che non andava, magari potevamo spostare, come abbiamo spostato magari, che ti posso dire, un treppiedi, abbiamo spostato una cosa o l'altra, per far sì che noi stessimo in una maniera più consona possibile. Quindi si valuta, sempre, è sempre una questione di valutazione. Cioè, le norme ci sono nella sicurezza, ci sono le leggi e ci sono le regole. Il problema qual è? È che se non si ha una coscienza e una cultura alla sicurezza, non serve a niente. Cioè, se io ho le regole ma non ho una cultura per eseguire, per farla, eccetera, il risultato non è mai garantito, perché le regole sono scritte, non è che posso mettermi un quadernone sulla sicurezza in testa, sto a posto, oppure me lo metto davanti e non mi succede niente.
E quindi, come a dire, io parcheggio la bicicletta davanti a un'uscita di sicurezza, non ho ben chiaro che lì non deve stare. Certo. Io tecnico luci X, metto un faretto davanti all'uscita di sicurezza perché deve illuminare il cartellone delle confessioni, non ho ben chiaro il senso. Esattamente. Non è ben... Il problema qual è? Ogni riferimento a persona è puramente casuale. Un riferimento anche che era stato avvertito, comunque, oltretutto. Come? Era stato anche avvertito di non mettersi davanti a parte. Ma gliel'ho detto 2 o 3 volte ieri. Mi ha detto sì, lo sposto, lo sposto. Ancora lì. Il problema qual è in questo caso? In questo caso, infatti, la cosa buona è che noi qui possiamo verificare i casi specifici. Il problema qual è? Che non ha fatto una valutazione. Cioè, io posso anche dire, io voglio mettere assolutamente, ho un'esigenza mondiale che devo mettere un proiettore davanti all'uscita di sicurezza. Ok? Però devi fare una valutazione dei rischi. Uno, chi hai in teatro? Cioè, quanta gente hai? Perché le uscite di sicurezza sono dimensionate in base al quantitativo di persone che può contenere. Al massimo. Poi, ovviamente, se c'è poca gente, non è detto che io le debba utilizzare, non possa decidere di non utilizzarne. Sempre minimo 2 uscite di sicurezza. 2. 2 uscite di sicurezza perché chi ha problemi, cioè chi deve raggiungere un luogo sicuro, deve avere la possibilità di, se è impedita un'uscita di sicurezza, di prenderne un'altra. E ogni volta nelle selezioni 2 però dovresti ricambiare anche i segnali del percorso. No, 2 uscite che siano sempre uscite di sicurezza, perché No, però dico, magari qua hai le indicazioni per andare, che ne so, a 4 uscite di sicurezza. Sì, sì, esattamente. Quindi, cioè, scegliere 2 uscite e non cambiare il percorso... No, non devi oscurare. Se tu l'uscita la impedisci, sì. Cioè, se c'è un'uscita di sicurezza in cui è impedita e chiusa, come quella della cucina, quella della cosa, lì va oscurato tutto quanto la segnaletica della sicurezza. Però non è detto, se invece l'uscita è impedita per un motivo qualsiasi, per esempio un sovraffollamento o un malfunzionamento che non hai previsto o cose del genere, allora l'importante è che l'altra uscita di sicurezza sia a una distanza tale che deve essere inferiore comunque ai 30 metri in ogni caso, la seconda uscita di sicurezza, sia a una distanza tale da poter essere raggiunta e abbastanza dei segnali abbastanza visibili da poter non creare quell'incertezza totale che non sai comunque dove vai. Per esempio in questo caso, se non trovi questa uscita chiusa che vedi campita da qualche parte, girando la testa vedi subito magari che altra gente sta defluendo da un'altra parte e quindi è garantita. Quindi si fa anche in quel caso, se si blocca un'uscita di sicurezza, si fa una scelta. Cioè va valutato la gente che c'è. Per esempio, per entrare un po' sul tecnico, l'uscita di sicurezza che devono essere minimo di 80 cm di larghezza, si valutano in base al numero delle persone che ci sono. Allora, sono divise in moduli la sicurezza, le uscite di sicurezza. Poi questa comunque è tutta roba che poi posso anche passare, dispense, cioè non... Io odio prendere appunti. L'unica cosa. Ma sono a moduli da 60. E è previsto in un locale come il teatro e come la maggior parte dei locali pubblici, che un'uscita di sicurezza di un modulo da 60 cm permette lo sfollamento del numero di 50 persone. Quindi che cosa vuol dire? Che se noi in un teatro abbiamo 150 persone, noi dovremmo avere delle uscite di sicurezza che prevedono 3 moduli, cioè 60, 120 e 180, praticamente, di larghezza. O larghezza o quantomeno 2 uscite di sicurezza che comunque l'uscita complessiva sia 180. Sia 180, perché vanno a moduli di 50, cioè la larghezza, come si chiama? Aspetta, non prendere la lavagna così, ce la scriviamo. La larghezza. Vuoi una mano, Andrea? Forse sì. La mettere in discesa. Che non è sicuro. Sto parlando della sicurezza proprio. No, ma quel piede, cioè quell'appoggio sotto. Quello che mi dicevi te. Perché si muove? Bisogna stringerlo. Perché non la mettiamo in orizzontale? Però andiamo a fare indietro.
domani. Per valutare la grandezza delle uscite di sicurezza, cioè si fa che la larghezza delle uscite di sicurezza deve essere uguale all'affollamento delle persone, ossia al numero delle persone che ci sono all'interno del locale, per 0,60 che è la larghezza del modulo della porta a cui devono passare 50 persone, e ovviamente poiché ci devono passare 50 persone, tutto diviso 50. Da qui si stabilisce quelle che sono le uscite di sicurezza. Un modulo permette l'uscita di una persona all'interno di un locale, permette 50 persone. Poi ovviamente il tempo dell'uscita varia a seconda del pericolo e il rischio che c'è nei locali. Comunque, le uscite di sicurezza, dicevamo prima, che devono essere due. Cioè noi dobbiamo avere la possibilità di avere due uscite di sicurezza. E la distanza dallo spettatore all'uscita di sicurezza deve essere comunque un massimo di 30 metri. Cioè come, se si sta la distanza dall'uscita di sicurezza deve essere massimo di 30 metri. Che hai detto? La distanza tra l'omino qui, bellino, e la prima uscita di sicurezza. Che corre? Sai qualcuno che è seduto in Sara in prima fila. Sì, sì, ci abbiamo 15 metri qua, non è tantissimo. Quindi. E uno che arriva da su, nel senso. Bravissima. Per uscita di sicurezza prevedi anche. Quelle sono le uscite di sicurezza che vanno a un luogo protetto. Le scale, come avete visto, hanno delle porte rei. Quelle che cosa sono? Sono delle porte che servono, che hanno in teoria il coso magnetico dietro che serve per la chiusura della porta. In caso di incendio automaticamente le porte si dovrebbero chiudere loro da sole con quel magnete che hanno dietro. Per quale motivo? Perché chi è? Devono garantire una compartimentazione. In pratica invece c'è, cioè, tipo le nostre le porte adesso sono con le zeppe. Non l'ho testato. Sono? Alcune sono con le zeppe. E con le zeppe non dovrebbero E con mai le zeppe stare. Non funzionano. Allora, io le ho controllate, certo. Non quanto costerebbe la manutenzione per essere quella purtroppo costa, cioè la manutenzione. Ma scusa, a volte non sono le zeppe perché noi le utilizziamo così. Cosa? Sì, ma anche la catenella. No, però per esempio quella là è proprio rotta. Questa qua che abbiamo le. No, funzionano. Questa gli si è rotta la maniglia. No, questa no, gli parlavamo quelle però delle il sistema. Cioè, il sistema tu dici proprio funziona. Il fatto che quelli abitano molte calamite non funzionano. Sì. Guarda, molto il rasello dei fiumi di ogni d'acqua rossa. In caso di incendio buttateli a mare, una cosa del parti laterali del corridoio di ogni ordine ci sono le uscite di sicurezza con tutta la scaliera. Il problema è che quelle scale sono al buio, quindi in caso di incendio emergenza. Sì, però quando tu fai tutte le rampe e esci praticamente l'uscita di emergenza, questa qui sotto che va verso via del Melone, questa qui, tutta quella rampa di scale è completamente al buio. Per la rampa di sicurezza. Quella lì in teoria. Funziona soltanto quando la manca la corrente. Ma io ho capito, tu dici la porta, però quando tu ti fai tutte le rampe. Sono le lampade d'emergenza. Sì, però. Sì, però se non si stacca la luce. Però esatto. se non è se. Ovviamente dovrebbe accendere il sistema antifurto, antincendio. Dovrebbe attivare anche le lampade d'emergenza. Dovrebbe. Sì, però se c'è. Sì, nel senso, giustamente. Quelle sono a batteria. E le cavallette? Si accende. Sì, no, però. Terremoto no, magari. Però non c'è niente per la. No, però comunque. Se manca la corrente si accende. Sì, però è giusta la considerazione che fa Maria, perché se comunque. Comunque devono garantire un'illuminazione. L'illuminazione sufficiente di 5 lux. Sì, sì, sì. Però va garantito anche se non scatta l'incendio. Esatto, dovrei cambiare le lampade che non funzionano. Esatto. Cioè alcune l'avevo già cambiate. Se delle, se no, però se dirti adesso, tu le facessi un giro da su, dalla piccionaia, scendi tutte le rampe in scala per uscire di sotto, di notte, te le fai al buio. Al buio. Qualcuno ha spento. Ma le scale antincendio, dici? Ma se le fai di notte, forse è perché sono interne comunque, no?
C'è quello interno alla fine della, degli ordini, c'è una scala di sicurezza. Sì, ok. Non quelle esterne, devi farci un giro. Esatto, sì. Esatto. No, quelle esterne, è proprio quella. Guardate, lo sapete, no, lo sapete perché ve lo dico? Sì, perché quando abbiamo fatto Sollima e c'era tutto il percorso per cui i violoncellisti dovevano passare da dentro per andare fino a su, quella lì abbiamo messo tutte le indicazioni per arrivare in Caprani con Capranichetta e l'ho fatto il giorno prima del famoso incidente. Quando invece poi siamo tornati abbiamo capito che quel percorso lì non era stato utilizzato perché era completamente al buio, quindi poteva però succedere il fatto che qualcuno ci però adesso verifichiamolo, verifichiamolo. Ecco, questa è una delle prime cose della sicurezza, che la gente sta prendendo un po' troppo abitudine a schiacciare bottoni così un po' alla cazzo, perché poi ti trovi spenta le cose. Che magari chi dorme gli dà fastidio la luce, cose, tira giù e poi si dimentica di tirare su. Che ieri, ieri Alessio e Valerio, quando stavano a fare i loro giretti, passavano dalle scale interne e la luce c'era. No, io sì, questo. No, scusa, una domanda al volo, ma abbiamo, oltre poi a fare tutto quanto, abbiamo in mancanza appunto tipo dei magneti che costa tanto, la manutenzione, però non c'è qualcosa che uno può fare più artigianalmente per, cioè un palliativo di una misura di sicurezza che noi non possiamo prendere perché costa troppo e non ce la possiamo permettere, ma... Però se... Sì, no, quello però... I magneti per esempio... Ma se poi è tutto un sistema, poi come non si capisce nulla. Ma scusate, cioè, quello funziona. E quelli sono i magneti che fanno la tematica. Ma funziona. Vi ricordate che l'altra volta abbiamo, quella sera con Mauro, abbiamo fatto la prova... Allora, ma mica tutti funzionavano. Sì, il problema qual è? Allora, ma quasi tutti quanti. Ma sapete qual è il problema? Perché alcune calamite non funzionando noi teniamo le porte aperte, invece con le calamite con le catene. O con le perché per bloccare no, le ma magnete, non è perché... Perché non funzionano alcune calamite. Per esempio la calamita dell'uscita qua evidentemente la porta non funziona troppo. No, bene, no, aspetta, ci sta mezz'ora per cercare di farla tenere ferma. Sì. Sì, il discorso e è questo. Se tu metti una calamita che non è quella lì, poi funziona tutto cioè è compatibile? No, devi fare espressamente quelli. Una cosa importante ora, per esempio, no? Visto che le calamite non funzionano, la maggior parte delle volte non funzionano perché si utilizza, ma dappertutto, non qua, è proprio dappertutto, non si sa come si chiude la porta. Allora, a fianco alla calamita c'è un pulsante rosso. Per chiudere la porta va premuto il pulsante rosso. Se uno invece tira per chiudere la porta, la calamita dura 10 chiusure, poi alla fine si perde. C'è un pulsantino rosso a fianco, basta premerlo e automaticamente sgancia. Automaticamente questo qui, ritornando al discorso delle scale della compartimentazione, cioè per la compartimentazione cosa vuol dire? Vuol dire che vengono individuati degli ambienti che hanno una diversa destinazione di uso e una diversa categoria di rischio. All'interno, per esempio, del teatro, cioè il palcoscenico, ha una determinata destinazione, infatti è separato dalla sala con il tagliafuoco, per di più è separato dai camerini da altre porte tagliafuoco e infatti questi camerini che sono qui sopra, che un tempo venivano utilizzati come camerini, probabilmente da quando è passata la normativa antincendio sono stati tolti perché non si può avere un'attività di camerino all'interno del parco. All'interno però per esempio c'è il sensore antincendio. Quello sì, quello sì, quello serve. Comunque un ambiente del teatro. Quello serve per. Messo per forza, cioè, anche se comunque cioè, prenderebbe poco qua, cioè nel senso comunque non è. Non ha porte niente, non ha niente. Un'uscita di sicurezza al prossimo, cioè nel senso che. Cioè, capito quello che significa alla fine, seppure c'è il sensore antincendio, però non ci sono le porte niente. Vabbè, ma anche sì, però il sensore antincendio serve anche ad un'altra cosa. Cioè, se scatta dentro il camerino l'incendio, il sensore antincendio, sì. In primis, quello che abbiamo qui in teatro, serve a fare una cosa in particolare, che è questa, cioè la curva dell'incendio. Cioè l'incendio ha una fase di propagazione. La prima fase è la fase dell'iniezione, cioè quando l'incendio si inizia proprio, la scintilla che fa scattare il tempo. C'è una seconda fase, che è una fase di propagazione, e c'è una fase di incendio generalizzato e poi c'è lo spegnimento dell'incendio. Che cosa succede? Quando si va a valutare i rischi, si vede anche la velocità con cui l'incendio arriva a determinate fasi. C'è una prima fase, che è quella del rilevamento dell'incendio, che è la fase importantissima.
perché se io mi accorgo dopo mezz'ora che l'incendio c'è stato, allora tutta la prima fase di ignizione, la fase di propagazione è passata, arrivo all'incendio generalizzato in cui c'è un punto specifico del flashover in cui non puoi più agire sull'incendio, cioè puoi solamente contenere, nel senso di non farlo diffondere ad altre strutture, ma non puoi più spengerlo, è passato, ormai non ci può fare più niente. Il segnalatore serve a diminuire la prima fase, cioè far sì che se io devo raggiungere un'uscita di sicurezza, posso raggiungerla quando l'incendio ancora è in una fase iniziale. Una fase che non può essere, non è dannosa, insomma, non arriva più. Questo serve al segnalatore antincendio. Perché lo fanno? Perché il teatro è pieno di segnalatori antincendio? Perché il teatro ha un carico di incendio, il carico di incendio sarebbe quanto potere calorifico se brucia, quanto può bruciare, è tutto legno, quindi il teatro può bruciare tantissimo, quindi è un carico di incendio molto elevato. Allora, quando tu vai a dire io voglio 1000 persone qui dentro, in teoria i vigili del fuoco ti dicono ok, hai un teatro, ci vuoi mettere dentro 1000 persone, di che è fatto sto teatro, che carico di incendio ha il tuo compartimento? Tu gli dici, si misura in chilogrammi legna, cioè il calore che brucia un chilogrammo di legna. Io so che ti ho 10.000 chilogrammi legna, o megajoule poi a livello prettamente tecnico. Il vigile del fuoco ti dice, il vigile del fuoco e il comando ti dicono no, tu non ce li puoi tenere. Per quale motivo? Perché non è sicuro. Allora tu gli dici, no signor vigile del fuoco, io attuo delle deroghe, mi metto in una situazione di deroga, cioè attuo delle migliorie che fanno sì che il mio coefficiente di sicurezza, di rischio, il mio coefficiente di rischio si abbassi. Quindi che cosa faccio? Vado a mettere segnalatori di fumo, così so che le persone possono lasciare il locale in tempi molto rapidi. Quindi hai apportato delle migliorie. Per questo è sempre importante la valutazione dei rischi. Perché in base alla valutazione dei rischi e alla coscienza del rischio che si ha, si possono applicare delle cose che sono diverse. No, questa miglioria quindi permette anche di avere più pubblico in questo teatro. Cioè la deroga può spingersi fino a pensare che questo posto che contiene tot spettatori ne possa contenere un terzo di più? Allora, cioè per legge se superi 500 tu sei d'obbligo ad avere i per questo motivo. Sì, no? Se superi 500 deve avere quello, se superi 1000 deve avere delle compartimentazioni separate. Sì, è quello. Ma quello si riferisce sempre comunque al legno, cioè il legno è sempre quello, non è che ci questo non puoi arrivare a 1000 perché non ci puoi mettere. Le persone in più, anche lì, è sempre una questione di valutazione, cioè io dico voglio mettere per esempio abbiamo fatto, facendo un caso particolare, quando ci sono stati teatro degli errori è stata messa la console lì in fondo e il passaggio che c'era intorno alla platea si è ristretto, in teoria dovrebbe essere di 2 moduli da 120, noi non ce l'abbiamo comunque da 2 moduli, però in alcuni punti non c'è, però dovrebbe essere da 120, lì era diventato di 50 centimetri. Allora, che cosa si può fare in una situazione del genere? Che dice, è d'obbligo, non possiamo fare altrimenti, dobbiamo prendere una scelta. Qual è il rischio che può provocare una situazione? Che in una situazione di panico la gente prende e si infila in quel corridoio. Ok? Allora, come facciamo a far sì che in una situazione di panico la gente non si infili in quel corridoio? Lì interviene una formazione, una persona formata sa che, per esempio, Maria che gestisce la sicurezza dice, guarda, siccome lì c'è una situazione di pericoli, ci metto una persona che abbiamo fatto, che è istruita in questo caso, che come c'è una minima segnalazione, indirizza la gente da questa parte piuttosto che dietro. Okay? Quindi ci sono tutta una serie di cose da attuare, però sta lì comunque anche avere un minimo di coscienza a cosa si va incontro, se no stai col patema d'animo come è stata quella sera, tutti quanti, perché la situazione non era delle migliori. Quindi vanno applicate delle migliorie. La domanda che facevi tu, che è molto interessante, tu dicevi se stai al quarto ordine e c'hai questi 30 metri. Allora, lì ci sono due fattori. Uno, i 30 metri ti devono condurre o al luogo sicuro, o a un'uscita di emergenza, oppure puoi essere anche a un luogo sicuro o a un luogo protetto. Le scale lì, in questo caso, sono un luogo protetto, perché sono compartimentate. Cioè hanno delle porte
tutti intorno, che sono le porte che vengono definite rei, e poi entreremo anche sullo specifico di questa cosa qui, che ti fanno sì che, se scoppia un incendio, quella parte lì è salvaguardata. Quindi la gente raggiunge un luogo protetto in modo che poi può scendere le scale e defluire tranquillamente. Cioè se scoppia l'incendio qui, lì è tranquillo. Se scoppia l'incendio lì, qui è tranquillo. Cioè si dividono le due zone. E quindi lì raggiungi. Poi l'altra domanda interessante, questo gioco qui vale fino a un certo punto, perché questo è regolare se si parla di uscita al piano o comunque di un livello... platea un metro sopra, un metro sotto rispetto al livello di platea. Quando si va sopra e si raggiunge fino a 7 metri e mezzo sopra al livello di, non è più 50 il numero, ma diventa 37 e mezzo. Poi dici, sono ingegneri, 37 e mezzo. 37 e mezzo. Andrea, scusami, dopo Andrea, dopo 7 metri di altezza. Dopo 7 metri e mezzo di altezza. Due piani. Sì, tipo due piani. Sì. Sì. Quindi al secondo ordine. Sì, sì, è 37, sì, diciamo che ce ne vanno 6 di meno. Poi ora ci sono un sacco di cose che mi vengono in mente, magari intanto le dico così. Defluire prima i piani alti, perché il fumo tende comunque a salire. Quindi nell'incendio non si muore praticamente mai, a meno che non stai utilizzando dei liquidi infiammabili o delle sostanze infiammabili, non si muore mai per combustione, ma si muore per soffocamento. Cioè quando si scatena un incendio avvengono tutta una serie di situazioni a livello chimico, cioè l'ossigeno presente nell'aria, che normalmente è del 21, che normalmente sta nell'aria al 21%, cioè il 21% dell'aria che respiriamo è formata di ossigeno, ci garantisce di respirare bene. In caso di incendio va a diminuire questa percentuale. C'è uno sviluppo di CO2, di anidride carbonica. Quando il livello dell'ossigeno scende il 12%, noi abbiamo giramenti di testa, cominciamo a sentire soffocamenti, eccetera. La maggior parte delle volte il problema è il fumo, perché tu cadi per terra e perdi conoscenza. Poi, quando l'incendio diventa ancora più forte, c'è lo sviluppo dell'ossido di carbonio, che è una sostanza che è proprio nociva per gli organismi. E quindi non si deve mai arrivare ad respirare troppo di questo fumo. Però ovviamente, essendo caldo, comunque tende a salire. Quindi l'evacuazione dei piani dovrebbe partire dall'alto. Comunque, in caso di necessità di dover scegliere chi far uscire prima, si parte sempre dai piani più alti. E che fai? La gente che sta qui? No, non lo fai. Escono tutti. Aspettate. Escono tutti tranquillamente. Quindi il nostro compito sarebbe quello di salire su all'oggione e assicurarci che tanto da su stanno facendo. Sopra stanno scendendo. Sì, che fanno uscire le persone da sopra. Sì, sì. Sì, sarebbe comunque da assicurarsi, fare un controllo, che poi alla fine è una però forma di... dovrebbe essere una squadra coordinata, perché sì, dovrebbero indirizzarle, cioè indirizzarla per le scale e tutta quella, voglio dire, la metà, essendo c'è le uscite di sicurezza, i piani solo da una parte del teatro, sarebbe questa. Vabbè. Ah, i piani. Sì, ma gli scaloni sono posti sicuri, anche, no? Gli scaloni? Le scale sono protette, non sono sicure. Insomma, protette no, nel no, caso. No, 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 è diverso. Ah. Cioè, protetto vuol dire che è un luogo di passaggio. Ah. Cioè, nel senso che tu stai in un luogo protetto, ma che comunque non sei salvo. Il luogo sicuro è l'esterno, è quella zona lì, zona reale. Sono due cose differenti. Però è protetto nel senso di dire che i tempi, da lì una volta che hai varcata quella soglia, i tempi tuoi per poter metterti in salvo sono altri, non sono quelli precedenti. In questo caso che uno deve far defluire da fuori, io li posso far scendere dalle scale. Ma la mia domanda è, se io sono al terzo ordine, c'è un incendio, io sono a fare insomma l'accoglienza su, c'è un incendio ed esce la gente dai palchetti. È preferibile che li indirizzi tutti verso quell'uscita di sicurezza reale o che li faccia andare dove cavolo gli pare? Allora, in teoria la segnaletica dovrebbe essere chiara, cioè dire dove devi andare a destra o a sinistra, però la cosa migliore ovviamente è che si dividano. Si dividono per quale motivo? Perché spesso negli incendi si crea il... perché le porte non possono essere... tu dici un modulo è da 60, perché le...
Bravo. Perché le porte non possono essere più strette di 80 cm? Perché se no, se io ho una porta di minore di 60 cm, ho il problema che si può creare il tappo, l'immulto, e tutti quanti vanno lì e automaticamente si blocca continuamente. Quindi più si va su uscite differenti, ovviamente, anche è meglio. Anche se si accumulano tutti nelle scale poi, insieme a quelle degli altri. Generalmente sì. Far defluire un ordine dalle scale d'emergenza e se non c'è l'incendio di là, e un altro ordine di qua, così a modo di separati. Sì. Però diciamo che... il problema è che il discorso è che comunque bastano le scale che ci sono, quelle protette, a destra e a sinistra. Il discorso è quando la scala protetta non è agibile. Allora puoi... In caso di incendio invade la scala. Che invade la scala, ti puoi decidere di passare dall'altra parte. È una scelta alternativa. Il discorso che facevamo prima, che deve avere due scelte di uscita di sicurezza e non una. Ce ne sono tre. Però scusami Andrea, no. Dovremmo ristabilire. Cioè, poi l'incendio che invade la scala è dura. Andrea, l'incendio può occludere l'accesso alla scala. Che è una scala, c'è il cazzo. Mi può bloccare l'uscita. Sì, sono nella scala, che cazzo si incendia, corri mano, è tutto marmo. Anche lì. Se esattamente esatto, è che non ci possa arrivare. No, in questo senso. Del corridoio. Sì, anche se all'estremo è posto il corridoio. Che poi, anche lì, sono massimo 30 metri, però è lo stesso discorso, hai dei rilevatori di fumo. Ah, e questo teatro è una cosa fantastica, che poi prima non erano scemi, cioè le cose le facevano con senso. Che tu scendi dalle scale e hai l'uscita di sicurezza, la porta di fronte. Sì. Proprio di fronte. Sì. E questo è fantastico, cioè non ti puoi sbagliare. Appena esci, prum, di fronte e sei in strada. È fatta una cosa concreta, perché anche prima ci pensavano, non è che non ci pensavano, anche se non c'erano le leggi, avevano comunque una coscienza sulla sicurezza. Uno spirito di provvidenza. Sì. Ma è la storia della strada. E ne facevano virtù, perché ci sono delle cose che sono fantastiche. Per esempio, il tutto lo stucco che c'è nei palchetti, no? Questi sono tutti i palchetti in legno. Allora uno dice, sì, che bello, facciamoci lo stucco. Non era solamente questo ragionamento. Certo. Cioè allora dice, c'è il legno a vista. Il legno a vista prende fuoco. Allora, c'è una sostanza che ha un grado di di reazione al fuoco migliore, perché si chiama reazione al fuoco, migliore rispetto al legno? Sì, c'è l'intonaco, un passo d'intonaco, che comunque aumenta i tempi dell'innesto e della convenzione. E quindi che facciamo? Mettiamocelo e lo rendiamo ancora più bello. Secondo poi, qui l'altra scelta che hanno fatto nella teatria è l'acustica, per esempio, no? Ora saltando un altro campo, per questo la coscienza è una cosa importante. Tutti gli ornamenti a rilievo non hanno solamente un valore estetico, hanno un valore acustico. Perché? Perché il suono non deve avere maggior angoli di riflessione possibili per amalgamare il suono all'interno di una sala. Quindi è. Insomma, se no si creano gli effetti di eco, se c'hai pareti troppo lisce a determinate distanze. E poi anche le tappezzerie. Bravo. Le frequenze le assorbono. Ecco, per esempio. Ha sollevato una cosa invece importantissima, perché tu dici come in un teatro dove te fai un mazzo così per cercare di evitare che ci sia un incendio, poi ci vado a mettere il velluto. Il velluto, anche se trattato, dovrebbe essere di classe comunque inferiore a 2. Sì, cioè, la classe di innifugazione, cioè non innifugo, perché poi un materiale innifugo non esiste mai, dipende dalla quantitativa di energia che tu gli dai. Cioè, se di quanto ci mette a sì, a perché prendere se, fuoco. Se scoppia il sole brucia tutto, brucia pure qualunque cosa. Però ci sono delle classi che vanno da 0 a 5, in cui, per esempio, gli imbotti dovrebbero essere, questi non so se lo sono perché non c'ho la certificazione, però dovrebbero essere di classe inferiore a 2. Però tu dici, perché giustamente tu dici ci vai a mettere il velluto all'interno del teatro? Scusa, allora facciamoli in un materiale incombustibile. Perché? Perché lì si fa una scelta. Nel senso, il velluto ha un coefficiente di assorbimento sonoro che è molto simile a quello che è dell'essere umano. Allora, siccome qui hanno fatto il teatro, hanno detto se il teatro è pieno, il teatro è vuoto, noi vogliamo un'acustica uguale. Allora, che facciamo? Andiamo a riproporre il sistema come se il teatro fosse pieno. Cioè, se manca una persona, c'è comunque il velluto che assorbe quanto una persona, quindi è garantito il coefficiente di assorbimento sonoro anche della persona.
è un'osservazione buona, perché anche lì c'è un fattore di valutazione rischi. Cioè è stato valutato. È stato valutato, se ne è fatta una coscienza e si è visto come poter ovviare a questo. Ha detto non possiamo ovviare, lì è stata una scelta, non possiamo non metterlo in velluto. Non possiamo non metterlo, allora che facciamo? Intonachiamo i legni e quindi diminuiamo il carico di incendio, comunque qui la possibilità dell'innesto, ci mettiamo i segnalatori di fumo e quindi diminuiamo tutti quelli che sono i tempi che portano ad avere un piano di emergenza con gli NDS veloce e facciamo questo sistema. Andrea, come mai ci sono solamente segnalatori di fumo qua dentro? E non splinker? Cioè non getti d'acqua? Ok, perché non serve. Cioè non serve mettere dei segnalatori, per due motivi. Quello che abbiamo detto all'inizio, cioè la sicurezza comunque deve garantire, salvaguardare quelle che sono le persone innanzitutto e poi le cose, perché anche le cose hanno il loro valore. Cioè se io vado a mettere un impianto splinker che parte a qualsiasi cosa d'incendio, io questo teatro ogni volta che parte devo stare qui a ristrutturarlo, a risistemarlo, primo. Secondo, magari non serviva a niente, perché i tempi comunque di uscita e le possibilità di spegnimento ce l'ho garantito in un'altra maniera. E quindi si fa sempre anche lì una scelta per creare la situazione migliore da questo punto di vista. Questo, insomma, infatti quello è l'importante. L'importante è sempre avere una coscienza di quello che si fa. Ho un'altra domanda stupida. Sì, va bene. Anch'io. Perché rimane della alzato distanza tra il tagliafuoco e il palco? Perché non dovrebbe rimanere. Bene, questa cosa vabbè, perché c'è? So vedete questa soglia? Allora, cioè rimane soglia tanto sempre così. Sì, dovrebbe. Soglia del tipo di cemento, roba del genere, in cui il tagliafuoco dovrebbe andare a battere, a isolare completamente. Dovrebbe andare. E già il fatto che c'è sopra il feltro non va bene, certo. Il fatto che quello non arriva a battere non va bene, però. Sì, il fatto che ha, sta lì per esempio per scendere il tagliafuoco, no? Non dovrebbe stare lì, dovrebbe essere molto agevole e in più in teoria dovrebbe stare anche uno in sala, nascosto, protetto, ma dovrebbe stare lì. Ma anche è collegato alla prima incendio automatica, se sotto incendio per due. Sì, ok, però in caso di mancato funzionamento al posto dovrebbe essere. Ma il manuale c'è là fuori. Sì, ai camerini. Ah, perfetto, vedi, camerini. Non lo sapevo. Sì, sì. Non ci sono le chiavi. Però spacchi la plastica, c'è il vetro che si spacca. La plastica, sì. Vetro, come quello dei manicotti. Sì, sì. Andrebbe in teoria a battere. Per quale motivo? Perché non batte questo? Cioè, sì, però insomma, adesso non per fa cosa, però sì. Cioè, passeranno 5 centimetri. Il problema del. La fiamma. Sì. Ipoteticamente la fiamma ci passa fiamma sotto. Piuttosto che fumo. Cioè. Sì, il problema è il fumo e i gas. Anche se tendono comunque a salire, quindi comunque tendono ad andare, però come diceva giustamente Adriano, già stiamo in moquette. È impermeabile alla parete, cioè i fumi possono no, cioè, rallentare. Se metti il tagliafuoco lo metti per. Eh sì, però quando viene giù il tagliafuoco non è che proprio non ci passa il filo d'aria dal tagliafuoco alla parete. Sì, no, non dovrebbe questo passare. Questo non nulla. Dovrebbe. Okay. Allora, non lo so, io non l'ho controllato. Guarda 4 cm qua quando sopra. Magari no, da sopra dovrebbe essere completamente chiuso. Cioè, in teoria, ora io non l'ho controllato. Sopra lato, ovviamente. Anche i lati, in teoria non dovrebbe passare un filo di fumo. Cioè, il Ray, cosa identifica Ray? Ray è una sigla che è stranamente l'unica cosa francese che c'è nella cosa antincendio, però comunque R identifica la tenuta alla struttura, cioè una struttura, per esempio una porta Ray 120, cosa vuol dire? La R sta per garantire la struttura, che la struttura tenga, ok? Cosa significa letteralmente? Ray è resistenza e sta per isolamento, no aspetta, sta per isolamento e sta per tenuta, scusami, resistenza, tenuta, isolamento, in francese non te lo so tradurre veramente, non me lo ricordo. Ci fidiamo. E resistenza, cioè che la struttura, se c'è un fuoco, riesca a resistere, le porte sono. Quindi Ray 15, Ray 30, Ray 90, Ray 120, questo numero successivo che trovate scritto identifica il tempo. I minuti prima che collassi la struttura. Esattamente, i minuti prima che collassi. Uno che collassi, cioè R la resistenza, cioè 120 minuti deve resistere nella sua struttura, cioè la sua struttura deve mantenersi per almeno 120 minuti sotto la fiamma.
e tenuta, cioè quella, quella porta non deve far passare, non deve far passare né fumi né gas dalla parte opposta per 120 minuti sempre. I è la, è il passaggio del calore, cioè l'incandescenza. La porta non deve far passare comunque calore, anche se non fa passare fumi, anche se non fa passare la fiamma, non deve far passare il calore dall'altra parte per almeno 120 minuti, capito? Questo è il... Questa è una situazione, cioè solo con l'incendio, si è stressata, tutta casa, dalla pressione della gente che spinge, che sbatte, che fa... No, la gente, quella in, in caso ottimale, cioè in cui la porta è chiusa... E semplicemente deve resistere all'incendio, cioè deve, solo all'azione del fumo, del, del calore. Sì, anche perché la gente, in teoria, quando la porta è soggetta a questo tipo di incendio, non ci dovrebbe essere. Perché la porta la apri, per, comunque per uscire la devi aprire, quindi avendola aperta comunque non garantisci più nulla di questo. Infatti quando succede un incendio e il non ci sono persone dentro che stanno uscendo a giro di te, cosa che uno non pensa, ma che pensa il contrario in genere, è che la porta la devi chiudere. La porta la, te la devi chiudere alle spalle quando c'è un incendio in un locale. Cioè una volta che sei uscito non ci sono persone dietro, la porta va chiusa. Infatti le porte rei autobloccano. Infatti per questo si autobloccano le porte rei, nel senso che si chiudono quando c'è l'incendio. Per quale motivo? Perché diminuisce la presenza dell'ossigeno dentro, perché inizia la combustione una volta che è chiusa. Quando l'ossigeno va sotto determinati lavori, la combustione diminuisce sia in tempi che in quantità. E quindi una domanda potrebbe essere, ma il sistema di aerazione, quindi penso all'aria condizionata d'estate o il riscaldamento in inverno, possono accelerare la diffusione dell'incendio, per cui tu hai fatto evacuare tutto il teatro, sì. E quindi in un secondo momento è stata la, la, come dire, la salvaguardia, la salvaguardia del posto, sì. che facciamo noi? Andiamo a spegnere il riscaldamento d'inverno e l'aria condizionata di estate? In teoria andrebbe spento, però se non è automatico, se non è automatico andrebbe come questo. Poi sì, si fa, dai. Tranquillo. E c'era un'altra cosa riguardo a questo. La situazione in cui... La situazione... Però il fatto di chiudere le porte comporta un altro rischio. Qual è il rischio? Che se io sto entrando, anche se la direzione di uscita e di emergenza è un'altra, però io ho la necessità di passare al di là di un'altra porta e so che c'è un pericolo di incendio, aprire una porta dove dall'altra parte c'è un incendio generalizzato con gas, eccetera, può comportare un problema. Quindi la prima cosa da fare quando c'è questa situazione, uno, è toccare la porta. Se è calda la porta, allora lascia perdere, innanzitutto se, lascia perdere comunque, nel senso che chiama le persone per voi. Lascia perdere le persone. Chiama le persone. Chiama i pompieri. Chiama i pompieri, è la fase più importante. Cioè, mai. Mai dire ce la faccio da solo. Sì, l'incendio uno può intervenire, un addetto all'emergenza può intervenire solamente nella prima fase dell'incendio. Poi una volta che è passata la prima fase dell'incendio, chiami i pompieri. Se è possibile, non l'hai controllato prima, vai a controllare che l'accesso ai pompieri sia libero e sgombero, perché devono arrivare con la loro autopompa. All'interno della strada ci sono delle bocchette che loro alzano e si collegano, se non ci sono proprio le pali, quelle di Francia, ci sono delle bocchette in cui si collegano, e verificare che comunque loro quando arrivano abbiano la possibilità. Sono segnalati da dei cartelli. Infatti sì. Sto vedendo come fa a capire dove stanno. Sono segnalati dai cartelli e c'è proprio la adesso non mi ricordo esattamente qual è il logo, però si capisce strada. Chiaramente infatti, che c'è l'attacco. Questa strada ci sono, cioè nelle strade di Alermedone. Io non ci ho mai fatto caso, però dovrebbero controllarli, anche perché sì. Poi c'è finisce la macchina parcheggiata davanti, sì. Eccetera. Cioè tipo sì. Si dovrebbe fare in modo che fosse sempre libera. Perché gli vanno garantite tre cose ai vigili del fuoco, innanzitutto. L'attacco per là. Cioè, sì, a parte sì, l'attacco per là, però una larghezza di 3,5 metri. Cioè, deve essere più largo di 3,5 metri il passaggio per arrivare con un mezzo di soccorso. Più alto di 4 metri e un raggio di curvatura di 13 metri. Aspetta, allora, qua. Ritorniamo indietro. Però questo a noi non ci interessa, sì, noi andatevene via macchine, andatevene via tutto. Sono una serie di informazioni che secondo me è bene sapere, però facciamo pure. No, lo sto dicendo. Sì. No, è giusto, c'è ragione. Si arriva perché sennò possiamo parlare tre mesi, poi almeno a me singolarmente mi confondono informazioni dove
Sì, dice troppo tecnico, non che mi serve. Non posso risentirlo. No, per carità, esatto, come a me invece semplicemente magari mi faccio di un'idea e... esatto, era assolutamente personale. 13 di maggio di curvatura, sì. Sì. 3 metri di larghezza. 3 metri. Ma cosa questo? No. Per garantire l'accesso, non fa dentro ovviamente, però alla strada per poter, per poter stare davanti. La situazione di questa strada, La situazione di questa strada è cioè, sicuramente la curva non ce l'hanno. Non c'è. In teoria, una volta che... parcheggiate, manco ci stai quindi teoricamente... In teoria, uno. Praticamente il comune dovrebbe... Poi è una questione dei vigili urbani. Certo, non è più una cosa che riguarda il teatro all'interno. Però se i vigili si fanno un giro e vedono questa situazione, mi interessa applicarlo a situazioni possibili. Però a noi non è che no, però l'unica cosa cioè che possiamo cosa fai? Specifichi quando chiami che se non posso no tu gli dici dove vai, cioè, loro arrivano, la cosa che può fare arrivare. Tu il preposto diciamo alla sicurezza può andare fuori e vedere se è intralciato, come va a verificare se è intralciato l'accesso ad un estintore, va verificato. Sì, però sì. Scusami Andrea, i vigili del fuoco hanno diversi mezzi, ok? Sì. Può essere utile specificarli già in chiamata? Venite con gli elicotteri. Cioè, no, non è competenza nostra. Loro hanno una mappatura di tutte quante le zone e le strade. Loro hanno come una mappa colorata. No, però magari, cioè, magari domando, può essere utile indicargli che sei in una stradina del fondamento. Loro già lo dovrebbero sapere. Bravo, l'indirizzo chiaro. Una cosa l'indirizzo chiaro, perché loro come mettono un indirizzo, già sanno dalla mappatura che hanno, già il computer gli dice con quale mezzo ci possono arrivare. Di quanti piani sono interessati, se lo sai questa informazione. Perché noi siamo così. In teoria poi pure là, perché poi teoricamente sono ben organizzati, poi vabbè. Sì, sì. Insomma, però c'ha ragione Laura, nel senso che magari stiamo andando molto sui varie specificità e vabbè, no, però sono situazioni che magari a saperlo, cioè nel valutare magari le cose anche le aggiungi fisicamente, poi un giro per controllare dove sono gli attacchi, specialmente io che ho un senso dell'orientamento pessimo, come un senza baffi. Allora non sarà referenza, no, assolutamente. Della cosa X, per esempio, devo ricordare, se non funzionano i magneti ci va, l'ha detto, cioè che la persona che sta lì aspetta che sfollano tutti, una volta che sono sfollati tutti tolgono la zeppa e chiudono la porta, capito? Però è una cosa che devi farlo fare una... No, però appunto per sapere quando c'è la tempistica in cui farlo, il fatto di assicurarsi, in teoria a quel punto ci vorrebbero, cioè diventa tutto molte più persone, perché ce ne deve essere una alla porta, l'altra che controlla che ci sia... Dice, no, vabbè, però basta saperlo nel momento in cui siamo tranquilli. Sì, è chiaro. Però nel momento in cui, per esempio, abbiamo cioè se siamo 15 persone col teatro, siamo noi, che so, noi 8 che adesso stiamo sentendo tutto questo, io magari quel giorno manco ci penso, esco per i cavoli miei perché so che siete voi. Se io ho 580 persone da gestire qua dentro, in preda al panico, cioè oltre ad andare, se devo andare ad aprire la porta, nel frattempo so che ci sono altre persone che si buttano nei palchetti, cioè diventa allora, tutto, allora vuol dire che io le serate grosse me le preparo in un altro modo. Se c'è numero di persone devono essere due per ogni piano. Ecco, magari alle due persone che sono ad ogni piano non gli sta a raccontare queste belle favoline e cose, perché magari sono due persone che sono su che devono solo badare a far sedere, a vedere quanti posti ci sono. Invece ci dobbiamo appurare che le due persone che stanno ad ogni piano quando abbiamo seratone sono stare vicini ai vetri piuttosto. 300 non è stato facile, no, però dico, fare il giro delle uscite di emergenza, lo so, però le serate particolari che noi abbiamo, che ne so, mo viene domani il teatro degli orrori, no, mi si fa venire, e questa è una buona norma per rinfrescare, perché anche io l'ho fatta, ne abbiamo fatti con Mauro mezz'ora prima e mezz'ora prima le due persone che sono ad ogni ordine in caso di ci si reagisce così, perché sennò nel panico pure quello ha detto dipende da quanto è altruista cosa, la prima cosa che fa quello che sta sopra cosa si mette in salvo a pelle sua. Certo. Allora ogni proprio in previsione di cose è da far venire l'accoglienza mezz'ora prima, come facevamo ai bei tempi dei 200 anni fa, e si fa un giro almeno a quelli degli ordini, poi è uguale per chi è sotto, proprio in caso di, perché sennò spesso sopra sì, si è fatto un giro una volta, però non è detto che sia la stessa persona che poi è sopra, che cioè, è cosa insomma, così. Infatti no, l'ideale queste è sono norme fare che possiamo mezz'ora prima, che vuol dire che lo dica tutte le volte. Si dovrebbe fare una cosa del genere con tutti. Bisogna fare una cosa con Andrea direttamente, con
la maggior parte di quelli che vengono e fargli fare un giro a tutti, perché poi non è detto che la stessa persona di quella prima sera ricapiti allo stesso ordine. Dico, questo che dico è proprio da questo mini corso e cosa dobbiamo uscire con un regola che sto qua anche per questo, perché se poi non c'è Andrea ogni volta che c'è la cosa, esatto, noi o chi siamo per essi quella giornata lì siamo in grado di preparare un piano di battaglia. E infatti c'è in genere c'è il responsabile che fa l'informazione, la formazione e l'informazione, nel senso poi sono due diversi gradi di formazione, come giustamente diceva Massimo prima. E un'altra cosa importante è in ogni piano c'è il piano d'emergenza, il piano d'esodo. Sì. Quello lì è la cosa che una persona come arriva al piano, si dovrebbe vedere e capire che cosa è quella pianta e che c'è scritto. Guardarsi quelle che sono la segnaletica, perché in ogni piano c'è una segnaletica di sicurezza che individua dove deve andare, come deve andare. E quindi guardarsi e avere una conoscenza di quello che c'è. E poi c'è il momento in cui ogni responsabile di settore va a formare e informare le persone addette. Cioè, questa è la procedura. Ovviamente siamo in un teatro che stiamo gestendo noi, quindi è tutto un processo che impariamo mano a mano e lo facciamo al meglio man mano che uno va avanti. Però secondo me già tante cose sono gestite molto bene. Cioè, pensare che ci sono persone ogni piano dove in tanti teatri reali non ce le mettono nemmeno. Normalmente qua le maschere che c'erano stanno giù, portano e poi se ne vanno. Già è una grande cosa. Però invece, domanda che forse avete già fatto, rispetto, perché adesso è passato quasi un anno che siamo dentro qua noi e già da quando era stato, insomma, da maggio erano bloccato tutto. Io già avevo chiesto a Antonio rispetto agli estintori, perché io ho lavorato tanti anni, ogni anno c'era la ditta addetta alla sicurezza che viene a vedere, perché non è che andiamo noi a vedere a calamita e cose così. Allora è venuto, cioè è stato un certificato quest'estate degli estintori, questo sì. Allora. Quello, il controllo di quello, anche delle porte, delle porte, diciamo, per esempio il discorso delle porte, appunto ci sono alcune porte che non funzionano perfettamente, però vabbè, a parte quello, per quanto riguarda gli estintori vanno fatti dei controlli ogni 6 mesi. Infatti sono stati fatti nel 2011, è stato fatto. Adesso entro giugno andrebbe fatto il primo controllo dell'estintore. Il secondo, che prevede solamente la verifica fisica del funzionamento, non ancora, è il secondo controllo. Cioè nella prima verifica verifico l'esatta posizione dell'estintore, verifico che non è manomesso, verifico che lo spinotto sia inserito correttamente. Verifico che l'estintore, se ha il manometro, che è uno strumento che individua la pressione è giusta, e questa è la prima fase. La seconda fase di controllo invece è quella che prevede il vedere se funziona, mm-hmm. vedere il funzionamento. Poi c'è la revisione, che è una fase che va fatta ogni anno, ogni 2 anni, dipende dal tipo di estintore, ma ormai quasi tutti la fanno ogni anno, in cui l'addetto viene, si prende l'estintore, se lo porta via, ce ne mette uno in sostituzione, lo svuota completamente e lo riempie nuovamente e te lo riporta. Quindi sono diversi. Antonio ha detto che dovremmo stare a posto, ecco, giugno. Basta guardare l'estintore, sono da l'abbiamo fatta prima di dicembre, novembre. Mi sembra, infatti. E quindi siamo quando c'è stata la ripresa di Oscar, vado un attimo in bagno. Scusate, a livello di sicurezza dovevano andare a livello proprio di scatti, perché sai, anche dopo che abbiamo fatto quella roba di Vigliar, dei fumi e cosa, una serie di robe per che partiva la voce, le chiusure e cose, sono state... La sirena però, è fatta. Ma una domanda, qualcuno mi sa rispondere per avere questo però, controllo. No, un attimo, devo rispondere a questa cosa, però quando c'è stato il teatro degli orrori, io ho chiesto a Valerio Camelin come funzionava, perché avevo una macchina del fumo e in questo clima, no? Avevo detto che cavolo succede, no? Noi abbiamo il teatro pieno, diciamolo che se suona l'allarme. E Valerio mi ha detto che in realtà... non si può staccare, anche per Vigliar non l'hanno staccato. Sì, non partiva la voce, cioè, quindi dovrebbe essere esattamente funzionante. La sirena è disattivata, non funziona. Taglia fuoco andrebbe a
Questa è una cosa che mi viene in mente. Sì, sì, sì. Già quando montiamo dentro ai reati, se abbiamo degli elementi dei pedali di scena che vengono avanti fino a oltre la soglia del tagliafuoco, ci fanno smontare. Certo, dire. Sempre costantemente va fatto il tappo, sì, esatto. E l'altra volta è fatto via. E, però questa è l'unica cosa che mi viene, forse hanno fatto una deroga su questo. Sì, non so che altro hanno chiesto. Hanno chiesto una deroga perché? Perché comunque la sicurezza viene anche dalla progettazione. Cioè tu devi, quando progetti, ora questo è un teatro costruito nel 700, quindi non è che c'erano gli amplificatori, non è che c'era DMX, non è che c'erano, quindi non è che avevano previsto la possibilità di collegarsi in un'altra maniera rispetto a quello. E quindi lì fai delle scelte, nel senso che se voglio comunque continuare a far funzionare il teatro, devo per forza fare una cosa di... Oppure fai dei lavori che ti permettono di ovviare a quello, capito? Sempre lavori comunque fatti a regola d'arte e certificati prodotti con cui vai, dove vai a lavorare, con cui vai a lavorare e il modo con cui lo fai. Perché l'altra cosa importante appunto sono, torniamo un pochino indietro con i tempi, cioè che cosa significa garantire la sicurezza. Garantire la sicurezza significa anche questo, cioè significa l'utilizzo di prodotti certificati, cioè non utilizzare prodotti che comunque non hanno una marcatura che ti certifica la cosa. Dovrebbe avvenire anche per esempio con gli impianti. Anche gli impianti. Se tu prendi a noleggio un impianto dovresti chiedere. Sì, sì, dovrebbero essere tutte. Beh, dovrebbero già essere, non potrebbero avere il permesso di noleggiare. No, nel senso che chi noleggia le cose per legge, loro per noleggiarle devono avere delle cose, no, a norma. Cioè, no. A meno che tu vai. Ma per legge tutto dovrebbe. Ma questo è il loro lavoro. Sì, dovrebbe. Glielo posso chiedere, però in teoria uno che noleggia le macchine, non è che te noleggia una macchina. Sì, noi in teoria dovremmo anche avere, però non ce l'ha nessuno, c'è un malloppo di documenti. Io ti faccio questa domanda, sì. Perché tante volte ho sentito. Magari tipo da nelle produzioni dei service che credo sia comunque una cosa che necessita una spesa. Il fatto di farsi certificare. Dipende dai prodotti. E quindi tante volte in più casi ho sentito tipo gente che si straniva se gli chiedi la certificazione. In teoria dovrebbe avercela il prodotto stesso, già la certificazione. Poi dovrebbe essere forse certificata l'opera, cioè la messa in opera, allora, qualificata. Esatto, no? quando andiamo in tournée in compagnia, quindi andiamo con un materiale affittato dai service, in genere, che ormai la maggior parte delle compagnie non hanno materiale elettrico, proprio affittano dai service, vai in giro con, ti consegnano una certificazione del materiale che te mostri quando il teatro lo richiede. Perché il teatro che ti ospita normalmente ti richiede la certificazione sul materiale elettrico che tu porti, perché quando vai in compagnia monti il materiale tuo, non usi quello del teatro. La certificazione della scena, che deve essere ignifugata, eccetera, e così via regola, ti chiede il corretto montaggio, che ti assumi la responsabilità di aver montato tutto correttamente. E non so che altro, vabbè, poi per quanto riguarda l'amministrazione ti chiede, vabbè, le certificazioni sui lavoratori, eccetera. E, però per quanto riguarda i materiali, queste cose qua. E, per cui sicuramente chi ti noleggia il materiale è tenuto, per quanto riguarda il materiale che ti noleggia, se te gli fai richiesta è tenuto a rilasciarti o quantomeno una dichiarazione che il materiale sia conforme. Per quanto riguarda invece, forse questa è la cosa a cui riferisci te sulle spese supplementari, eccetera, per quanto riguarda invece il montaggio del materiale, cioè la messa in opera, poi quella è una cosa che, a parte che ad esempio il service può riguardare o no, perché lo riguarda se te contatti il service e gli chiedi oltre al materiale anche il fatto che te lo montino. No, allora io ve lo pongo perché nel concreto mi è capitato in alcune situazioni in cui magari c'era un allestimento, no, tipo per palco, impianto, per un concerto in spazi che hanno
che sono concessi da comuni, per esempio, no? A un certo punto arriva la squadra tecnica il giorno che deve verificare, no? Che tutto sia a norma e ti richiede ovviamente, no? I certificati anche sul materiale che hai noleggiato. E in più di una volta mi è capitato di sentire discussioni i problemi proprio sulla certificazione, che quasi sempre erano tipo non ce li abbiamo, non ce li hanno dati, ah no, ma è un casino chiederli. Per quanto riguarda io credo che sia questo, per quanto te stai parlando di montaggi di spazi all'aperto, eccetera. Su questo, quando noi portammo in giro una comunque diciamo sì piccola compagnia che però faceva una specie di tournée romana, cioè a Roma e dintorni nei quartieri di Roma, era all'aperto, era d'estate, e giravamo quindi con una nostra scenografia che si faceva da sola da autopalco, diciamo, una scenografia strutturale, e il materiale elettrico e tutto. Giravamo anche con le sedie, i camerini, tutto quanto proprio nostro. Allestiamo lo spazio interamente. E c'era un tecnico terzo pagato dalla produzione che alla fine del montaggio veniva a verificare che tutto fosse montato correttamente, messo a terra, eccetera, e ti rilasciava effettivamente la certificazione che ti consentiva di essere in regola per quell'allestimento. Quindi una certificazione del perché quello però, e questo probabilmente, e quella sicuramente era pagata, cioè era una prestazione che la produzione pagava in più, oltre all'affitto del materiale, oltre all'ignifugazione della scena che trovava la scenotecnica, eccetera. Quella era un'altra prestazione che veniva pagata per essere a norma. E cioè, nel senso, se poi venivano i vigili a controllarti, te dovevi tirare fuori, oltre alle certificazioni del materiale, anche quella. Però quella, appunto, io credo che sia una cosa che veniva richiesta perché lo spazio, che era uno spazio esterno, e quindi era un suolo pubblico che veniva per quell'evento, diventava uno spazio Di spettacolo. Cioè, il materiale che noleggi non viene, cioè non dovrebbe essere controllato, sì, il materiale sì. È questa cosa certificata. Allora, il collaudatore lui fa. Adriano parla del collaudatore, che è una figura diversa. Cioè, questa figura del collaudatore, che è un esterno alla ditta, che non deve essere neanche una persona della ditta, ma deve essere proprio un esterno alla ditta. Sì, no, ok, no, ma io chiedevo. Vi spiego questo, lui fa, se poi non è quello che è, mi dici, però lui che cosa fa? Va dalla compagnia e gli dice dammi la certificazione dei materiali. È il collaudatore che la chiede alla compagnia. Perché se lui non ha la certificazione dei materiali, non ti firma neanche il corretto montaggio e neanche il corretto. Ok, però io dico, siccome qua capita, per esempio a noi, no? Ogni tanto di noleggiare della roba. Sì, sì. Allora, noi dovremmo chiedere, per esempio, che un impianto sia stato controllato e che non l'attacco in Niman, ha un problema per cui mi fa saltare tutto, No, questo non glielo puoi chiedere. Questa cosa dovrebbe farlo un collaudatore, non un promotore teatro, cui gli devi dare informazioni alla ditta, gli devi dare. No, lei si riferisca alla certificazione del materiale. Sì, cioè, se noi dobbiamo richiedere la certificazione del materiale. Che non mi arriva qua del materiale, che mi può mettere in una situazione di rischio. Tu hai il potere di richiederla e lui ha il dovere di darla. Ah, okay. Questo quindi magari dovremmo. Sì, non cioè sì, in teoria sì. Molti non lo fanno, ma sì, si dovrebbe fare. Sì, in teoria si dovrebbe fare. E sì, diciamo che il discorso è questo. Quello è il punto. Sì, il chi ti affitta il materiale deve garantirti che il materiale è a norma, questo sicuramente te lo garantisce tramite la certificazione dei documenti. Il discorso che poi, seppure ci abbiamo questi documenti e scoppia l'incendio qua dentro, penso che vabbè, il discorso sia diverso perché no, è una situazione. Però sì, questo in teoria è. Poi magari ecco, se noi andiamo a chiedere a chi affittiamo il materiale,
il materiale, che magari per lui può essere una rogna, deve preparare i documenti, eccetera. Magari in quel caso sì, sicuramente deve fare il pianto greco e dice no, che sta a pensare per 4 PC, me devo fare, no, dai, non serve. Il fatto che succeda questo, quasi sicuramente quello capita, però in teoria, diciamo, te anche soltanto per un par che affitti, dovendo lavorare all'interno del teatro, anche soltanto per un par, dovresti, nel momento in cui richiedi la certificazione, lui è tenuto a darlo. Poi appunto prova a andare a chiedere a Barbati, magari appunto per 4 PC te fai, ma che sa da mosa. No, però magari se lavori con servizi completamente sconosciuti, dico, se poi ti capita, cioè è capitato di lavorare con servizi completamente sconosciuti. Sì, però aspetta, per quanto, scusami, per quanto riguarda ad esempio la situazione tipo, che ne so, Subsonica, ok, che arrivano con tutto il materiale loro, in teoria sono loro che dovrebbero avere però, tutto quanto. Okay, però noi possiamo chiederglielo se ce l'hanno e dimostrarcelo. Sì, probabilmente anche in quel caso dicono sì, vabbè, te lo faccio vedere, ma stavo dentro al teatro occupato, che vuoi? Potrebbero dirti. Però diciamo che sicuramente un gruppo tipo i Subsonica che girano con quegli impianti, poi quando ce l'hanno sicuramente, no, ce l'hanno sicuramente, c'è tutto il no, in regola. Però me lo chiedo più nel caso in cui tipo il teatro degli orrori abbiamo noleggiato noi un impianto da un servizio, stessa quindi storia. Comunque è responsabilità stessa nostra. Storia. Stessa storia. Stessa identica cosa. Praticamente vorresti chiedere anche la preparazione dei loro tecnici, sì, dei miei loro tecnici, che sono ormai hanno sia sulla sicurezza. Sì, sì, sì. La nostra. Questa è il comunque, allora ritornando un po' indietro per ritornando un po' indietro quello appunto che magari è da avere una visione chiara, appunto ritornando sempre al concetto della valutazione del rischio. Quando si fa una valutazione del rischio, come si era detto, si deve interagire tra diminuire la probabilità e diminuire il rischio. Allora, come si diminuisce la probabilità del rischio? La probabilità si diminuisce tramite una progettazione, cioè la progettazione di uno spazio, cioè, o di una scena, comunque va progettata, già dal primo livello, cioè la progettazione va progettata in maniera tale in cui la possibilità che accada un evento dannoso sia ridotta al minimo. Quindi la prima fase è la progettazione, che in questo caso è entrata nel 700, magari non può essere richiesta per quanto riguarda la costruzione del teatro, però magari se si fanno delle opere di miglioria che vengono individuate, si può prevedere delle opere di miglioria da quel punto di vista. L'altra fase è la programmazione, signori, che questa è una cosa che ci tocca tanto. La programmazione è una cosa che ci tocca tanto. Perché ci tocca tanto? Perché quando si deve fare un lavoro, quando si devono fare delle scelte, un conto è fare delle scelte all'ultimo momento in cui le tue possibilità di intervento e quindi di valutazione, di analisi, di miglioria, eccetera, sono limitate da un punto di vista temporale, è un conto se lo puoi gestire e di conoscenza te lo puoi gestire a un livello maggiore. Quindi per quanto riguarda noi, parlando in soldoni, quello che dovremmo cercare di ottenere, in questo caso, che non è facile perché abbiamo una programmazione fittissima, è quello di avere dei tempi di programmazione molto più chiari. Avete sentito tutti? Cioè, tanto c'era. Esatto, puoi può dirlo un po' più forte vicino a me. Dei tempi di programmazione molto 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 più chiari, cioè devi sapere prima cosa vai a fare, come lo vai a fare, devi ricevere delle schede tecniche molto prima e non arrivare come è il caso appunto del Teatro degli Orrori, in cui alle lunedì mattina abbiamo scoperto che c'erano 104 decibel. Il modello, l'antimodello per eccellenza quel giorno. Di cosa? Un fatto che però questa è una cosa che va decisa da noi, perché ci dovrebbe essere un responsabile dal punto di vista tecnico o comunque un responsabile della programmazione che sappia di tecnica, oppure un tecnico che interagisca con la programmazione, cioè ci dovrebbe essere una figura di raccordo tra questi due, perché che quelli da... ci doveva essere. Sì, ma pressoché inutile. Sei sempre
Perché ma non è solo quello, però, Maria. È inutile perché poi viene bypassato continuamente. Sì, 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 però il potere dei tecnici è anche quello di dire non si può fare. No, ma sì, però, Pezzichini non è il tipo di persona che sa dire no. Cioè, lo sa dire quando sta dentro di voi, poi dopo lì... Ma non soltanto... Sì, però non può essere una guerra. Capito? No. Cioè, non può essere un... So così, se poi manco mezz'ora che mi distrago... O sono un impedimento, mi infili 78 cose perché ne approfitti del fatto che non ci sono per 3 ore e non ti faccio, cioè veramente in cui ti infilano quelle cose lì tu non le fai, però lui non è la persona che poi dopo dici di no, ecco perché va bene. Insomma, comunque, io credo che dovrebbe essere un po' una cosa generale. Sì, c'è il senso che ci va comunque una coscienza, cioè quando si decide una programmazione di qualche cosa, ci deve essere comunque anche in quella sede una coscienza tale da poter fare una valutazione dei rischi. Per esempio, appunto, sempre parlando al Teatro degli Orrori, mo che è una cosa chiara ultima, noi si è lavorato con i nostri tecnici, i tecnici loro, con noi totalmente inconsapevoli di quello che avrebbero fatto loro e loro totalmente inconsapevoli di quello che avremmo fatto noi. Questa è una situazione che, anche se loro lavorano in sicurezza perché sono capaci a lavorare in sicurezza, certo, e sanno tutto, e noi lavoriamo in sicurezza perché siamo capaci di lavorare magari in sicurezza e ci abbiamo chiaro quello che è, però ci siamo trovati a lavorare insieme. E se è sicura una e sicura l'altra, non è detto che insieme le cose si lavori in sicurezza. Sì, sì. E questa è una cosa importante. La programmazione, non è che l'esempio che facevamo sempre, cioè se io sto in programmazione e decido, e telefono Anna, quanto ci vuole a preparare la scena? Mi dice 2 ore, telefono a Valerio o a Valerio, quanto ci vuole a montare i proiettori? 3 ore. Ok ragazzi, in 3 ore tanto si fa tutto. Cioè, però purtroppo non è detto. Non soltanto, ma il problema è che a volte si chiudono, confermatelo, il calendario di un mese e tu di fatto di quello che è stato approvato e programmato, di non tutto sai esattamente in che cosa consisterà. Cioè nel momento in cui io approvo e metto in calendario una giornata come quella del 10, no? E so che c'è all'interno di una giornata dedicata all'arte di strada un convegno su teatro e nuovi media e non ho la più pallida idea in che cosa, consisterà questa giornata dedicata all'arte di strada. Puoi avere in programmazione anche il tecnico semmai in quel caso ti può dire quello che non deve accadere, cioè puoi lavorare, no? Però... dando un criterio contenitivo o ragionare in negativo, però certo non puoi dire sì, si può fare, perché non hai gli strumenti per dire. Però puoi fare... Lo stesso vale per 4 debutti, no? Secchi uno dietro l'altro. Esattamente. Se io nel momento in cui approvo il calendario di un mese non ho ancora le schede tecniche, certo, relative a quegli spettacoli, cosa posso dire? Cioè la mia parola che valore ha? È una presa in giro. Sì, il problema è quello. Cioè, nel senso, paradossalmente uno dovrebbe non dire, dovrebbe nulla dire la presenza siccome, di un tecnico, siccome so punto. che non so quello che comporta, non so quanto, ok, mi serve il giorno prima libero, perché siccome le informazioni me le date gli ultimi 2 giorni, io o preventivamente giorno, io, no? Mi prendo mi ci serve contengo un giorno. I danni e ti dico che allora mi mantieni libero un giorno prima, mi dai questo tempo per riprendere energie, per organizzare. Sì, sì, è quello il discorso che però è anche cioè non è facilmente applicabile perché non puoi fare una cosa del genere, però si dovrebbe tendere a, se non c'ho tutto quanto, allora il margine mio diventa molto più ampio. È una struttura in cui tu non hai uno staff tecnico, certo, e tutto è basato sull'iniziativa, cioè, volontaristica delle persone, anche e oltre al fatto che c'è poi un discorso sulla qualità che ognuno del lavoro che ognuno di noi può offrire. Certo. Se non tieni conto di questo sei in fondo. Sì, ma infatti va comunque anche lì è un'analisi e una valutazione delle risorse e in base a quello uno deve cercare di fare al meglio possibile o non fare al meglio possibile. Insomma, cioè, dipende... Perché anche quella è scelta. E la programmazione, secondo me, almeno in questo teatro, è una fase cruciale che andrebbe un pochino sistemata perché sennò si arriva all'ultimo che si sta con la palla e si fa per forza. Ci esponiamo continuamente. E si fa per forza. E non ragazzi, se volete fare una cosa la porto il blog. Ok. Grazie. Che c'è? No, perché non è mezza? Eh?
Pasta col pesto, pomodorini e scamorza. Allora, cominciamo già a lavorare. Ragazzi, io non so come state messi con i tempi, possiamo anche, se volete, continuare dopo. Sì. Però sì. Non sì. So. Dipende dal tuo, della tua disponibilità, perché dovevamo terminare all'1 e mezza, quindi se poi vieni dopo... Guarda, io non ho un problema, l'orario lo segnò 6 a suo tempo, quindi io non mi sono adeguato all'orario quello lì, nel senso che quindi non... Vabbè, ma benissimo, ma di che stiamo parlando? L'orario l'abbiamo deciso in base magari possiamo disponibilità del possiamo no, mangiare e poi fare un giro pratico all'1 e mezza oggi. No, Hossein mi ha portato il quaderno nero, mi ha fatto, guarda, ho scritto questo qua, cioè, Andrea, ma che tempo hai?